mondo intero. Ecco il Papa che è arrivato finalmente. Cari fratelli e sorelle, buona Pasqua. Gesù è risorto dai morti. Cristo è risorto. Risuona nella Chiesa e in tutto il mondo questo annuncio, insieme con il canto dell'Alleluia. Gesù è il Signore. Il Padre lo ha risuscitato ed egli è vivo per sempre in mezzo a noi. Alleluia! Gesù stesso aveva preannunciato la sua morte e risurrezione con l'immagine del chicco di grano. Diceva: se il chicco di grano caduto in terra non muore, rimane solo. Se invece muore, produce molto frutto. Ecco, proprio questo è accaduto. Gesù, il chicco di grano seminato da Dio nei solchi della terra, è morto, ucciso dal peccato del mondo. È rimasto 2 giorni nel sepolcro, ma in quella sua morte era contenuta tutta la potenza dell'amore di Dio che si è sprigionata e si è manifestata il 3° giorno, quello che oggi celebriamo, la Pasqua di Cristo il Signore. Noi cristiani crediamo e sappiamo che la risurrezione di Cristo è la vera speranza del mondo, quella che non delude, e la forza del chicco di grano, quella dell'amore che si abbassa, che si dona fino alla fine e che davvero rinnova il mondo. Questa forza porta frutto anche oggi nei solchi della nostra storia, segnata da tante ingiustizie e violenze. Porta frutti di speranza e di dignità dove ci sono miseria ed esclusione, dove c'è fame e manca il lavoro, in mezzo ai profughi e ai rifugiati, tante volte respinti dall'attuale cultura dello scarto, alle vittime del narcotraffico, della tratta delle persone e delle schiavitù dei nostri tempi. E noi oggi domandiamo frutti di pace per il mondo intero, a cominciare dall'amata e martoriata Siria, la cui popolazione è stremata da una guerra che non vede fine. In questa Pasqua la luce di Cristo illumini le coscienze di tutti i responsabili politici e militari,
affinché si ponga termine immediatamente allo sterminio in corso, si rispetti il diritto umanitario e si provveda ad agevolare l'accesso agli aiuti di cui questi nostri fratelli e sorelle hanno urgente bisogno, assicurando nel contempo condizioni adeguate per il ritorno di quanti sono stati sfollati. Frutti di riconciliazione, invochiamo per la Terra Santa, anche in questi giorni ferita da conflitti aperti che non risparmiano gli inermi, per lo Yemen e per tutto il Medio Oriente, affinché il dialogo e il rispetto reciproco prevalgano sulle divisioni e sulla violenza. Possano i nostri fratelli in Cristo, che non di rado subiscono soprusi e persecuzioni, essere testimoni luminosi del risorto e della vittoria del bene sul male. Frutti di speranza, supplichiamo in questo giorno per quanti anellano a una vita più dignitosa, soprattutto in quelle parti del continente africano travagliate dalla fame, da conflitti endemici e dal terrorismo. La pace del risorto risani le ferite nel Sud Sudan, apra il cuore al dialogo e alla comprensione reciproca. Non dimentichiamo le vittime di quel conflitto, soprattutto i bambini. Non manchi la solidarietà per le molte persone costrette ad abbandonare le proprie terre e private del minimo necessario per vivere. Frutti di dialogo imploriamo per la penisola coreana, perché i colloqui in corso promuovano l'armonia e la pacificazione della regione. Coloro che hanno responsabilità dirette agiscano con saggezza e discernimento per promuovere il bene del popolo coreano e costruire rapporti di fiducia in seno alla comunità internazionale. Frutti di pace chiediamo per l'Ucraina, affinché si rafforzino i passi in favore della concordia e siano facilitate le iniziative umanitarie di cui la popolazione necessita. Frutti di consolazione supplichiamo per il popolo venezuelano, il quale, come hanno scritto i suoi pastori, vive in una specie di terra straniera nel suo stesso paese. Possa, per la forza della resurrezione del Signore Gesù, trovare la via giusta, pacifica e umana per uscire al più presto dalla crisi politica e umanitaria che lo attanaglia, e non manchino accoglienza e assistenza a quanti tra i suoi figli sono costretti ad abbandonare la loro patria. Frutti di vita nuova, Cristo risorto porti per i bambini che, a causa delle guerre, della fame, crescano senza speranza, privi di educazione e di assistenza sanitaria, e anche per gli anziani, scartati dalla cultura egoistica che mette da parte chi non è produttivo. Frutti di saggezza, invochiamo per coloro che in tutto il mondo hanno responsabilità politiche, perché rispettino sempre la dignità umana, si adoperino con dedizione a servizio del bene comune e assicurino sviluppo e sicurezza ai propri cittadini. Cari fratelli e sorelle, anche a noi, come alle donne accorse al sepolcro, viene rivolta questa parola: perché cercate tra i morti colui che è vivo? Non è qui, è risorto. La morte, la solitudine e la paura
non sono più l'ultima parola. C'è una parola che va oltre e che solo Dio può pronunciare. È la parola della risurrezione. Con la forza dell'amore di Dio, essa sconfigge il male, lava le colpe, restituisce l'innocenza ai peccatori, la gioia agli afflitti, dissipa l'odio, piega la durezza dei potenti, promuove la concordia e la pace. Buona Pasqua a tutti. Il Santo Padre Francesco, a tutti i fedeli presenti e a quelli che ricevono la sua benedizione a mezzo della radio, della televisione e delle nuove tecnologie di comunicazione, concede l'indulgenza plenaria nella forma stabilita dalla Chiesa. Preghiamo Dio Onnipotente perché conservi a lungo il Papa a guida della Chiesa e conceda pace e unità alla Chiesa in tutto il mondo. Santi Apostoli Petrus e Paulus, decorum potestate et autoritate confidim, ipsi intercedam pro nobis ad Domini. Amen. Flecibus et meritis Beate Mariae Sempertigini, Beate Michaelis Arcangeli, Beate Ioannis Battisti, e Sant'Orum Apostolorum Petri e Pauli, et Omnium Sant'Orum. Miseriato Vesti, Omnipotenteus, et dimissis omnibus peccatis vestis, traduct ad vos, Iesus Christus, ad vitam aeternam. Amen. Indulgentiam, absolutionem, remissionem omnium peccatorum vestrorum, spatium veri e fructuose penitentiae, cor sempre penitens, et emendationem vitae, gratiam et consolationem Sancti Spiritus, et finalem perseverantiam in bonis operibus, tribuo ad vobis omnipotens et misericordiam. Amen. Et benedictio Dei omnipotentis, Pateris, et Filii, et Spiritus Sancti, descenda super vos et maneat semper. Amen. Cari fratelli e sorelle, rinnovo i miei auguri di buona Pasqua a tutti voi, proveniente dall'Italia e da diversi paesi, come pure a quanti sono collegati mediante la televisione, la radio e gli altri mezzi di comunicazione. La gioia e la speranza di Gesù risorto diano conforto alle famiglie, specialmente agli anziani, che sono la preziosa memoria della società, e ai giovani che rappresentano il futuro della Chiesa e dell'umanità. Vi ringrazio per la vostra presenza in questo giorno di Pasqua, la festa più importante della nostra fede, perché è la festa della nostra salvezza, la festa dell'amore di Dio per noi. Un ringraziamento speciale per il dono dei fiori che anche quest'anno provengono dai Paesi Bassi. Ecco, un applauso ai Paesi Bassi.
In questi giorni di Pasqua annunziate con le parole e con la vita la bella notizia che Gesù è risorto. E per favore non dimenticate di pregare per me. Buon pranzo e arrivederci. Non poteva mancare il saluto e l'augurio del Papa. Finito poi il messaggio urbi et orbi ufficiale, ecco, Papa Francesco assume i panni del papà, del padre, del pastore. Ecco, aspettiamo ora gli inni e poi commentiamo insieme quanto ci ha comunicato. I carabinieri e naturalmente grande folla di popolo. Abbiamo visto volti che in qualche modo richiamano le provenienze dai cinque continenti. Diciamo che oggi in piazza era presente il mondo attraverso i volti dei giovani ma anche degli adulti, perché il Papa ha più volte ricordato gli anziani, vero Don Gianni? Senza dubbio, no? Gli anziani sono una delle presenze che il Papa richiama spesso e volentieri, innanzitutto perché sono la memoria storica, lui ama definirla in questo modo, ma è così, no? Perché attraverso la loro esperienza di vita anche noi possiamo